Il regista, va, il regista. Morricone. Che sono in ritardo. Che idiota. Io voglio a casa, basta. Voglio a casa, non ce la fa più. Diciamo. Aspetta, vado, finisco. Dicià. Il ciccone. Ma ok, che tu fai lì? Tu mi bruci ogni cosa. Intanto che roba di Leonora, non è mia roba, mi porto una bella sega, vada. Buonasera a tutti, buongiorno, tornato alla Spotify White. Dopo le varie dissate che abbiamo fatto a una certa persona, alla questa shot. Persona è tornata dissi come nel rap, capito? Ci ha voluto tutti sti dissing. Tra Las Vegas, Atlanta, si è fatta da Los Angeles, tutti questi bei viaggi, si è fatta, non si sa poi con quali soldi o con erano con tutti troll. Tutti con il tempo. Da Borgabugiano, le poveri. Comunque torniamo con questo Milo's CD update. In più, come avete visto dal titolo, acquisti Luca Comics, perché ho deciso finalmente, visto che comunque io ho sempre avuto una passione per i comics, per i manga, per gli anime, per qualsiasi videogioco eccetera eccetera, ho detto voglio tornare almeno una volta ogni tanto, non so quando, anche a parlare di questa roba qua. Quindi vi farò vedere anche le cose che abbiamo preso ieri, non sono dischi, ma anche questa roba, anche se è preso il comics. Lasciaron era a fare altre cose il Luca Comics, non vi si stanno neanche a spiegare, potete immaginare cosa era a fare il Luca Comics. Era a casa. Che gli era a fare? A fare... te lo devo mimare? No, era a casa. No, non era a casa. No, non ero a casa. Non era a casa, te lo mimo dopo, vai. Vabbè. Comunque, siamo anche reduci da un bel... Da un bel concerto di qualche giorno fa. Ringrazio... Sì, no. Sì, un bel concerto, anzi Stock, Rotting Christ e Muspel. E Rotting Christ sinceramente ci sono garbati, ma secondo me potevano fare qualche... secondo me c'erano dei pezzi in scaletta, potevano hanno fatto molti pezzi vecchi, non hanno sì, fatto... c'è qualche pezzo di dischi nuovi, mi garbano cioè, un monte, non l'hanno fatto bene, sì, però qualche cosa la potevano aggiungere. Sì, diciamo che la maggior parte della gente si aspettava una scaletta diversa. Sì, con più pezzi del disco nuovo, appunto, però, era quello che non ci si aspettava, comunque esatto, va bene così, perché comunque sono stati bravi, avevano un bassista che sinceramente era un gran figlio della Madonna, io me lo sarei fatto, no vabbè scherzo, se no passo troppo, già uno mi ha chiesto l'altra volta, ma è vero ti vuoi far trans? No, non è vero, sto scherzando, poi perché poi farò detto di no, è vero, poi farò camminante. Ma no, non puoi, c'è già la tua sorella, guarda a te. Non di che c'ho la sorella, poi vanno a cercarmela sul profilo per vedere se me la posso ambombare. No, non hai nessun profilo. Sì che ce l'ho il profilo. Ah no, t'hai ragione, no, su Instagram è... sì. E la trovano anche facilmente, vedono una nera, sicché. Esatto, da vedere. E invece, per quanto riguarda Muspel, per me, almeno per me sono state una. No, anche per me. Una bella novità, perché comunque beh, io li avevo già un po' vistucchiati all'Evolution Fest 2006, ma ero un po' nei fumi dell'alcol e comunque stavo aspettando Nile, quindi nel senso. Li ho seguiti po', mi hanno stupito e mi sono garbati veramente tanto. Avevano una scenografia bellissima. Sì, quella è con quel che lui è entrato con questa lanterna, sembrava uno di Bloodborne, no? A guardare, ha illuminato tutto il dipinto, bellissimo. Poi comunque lui è un personaggio, secondo me, veramente bravissimo. Fernando, veramente. Grande Fernando. Comunque, partiamo subito perché qui c'è tanta roba, troppa roba, anzi troppa io non so più neanche come fare, però partirò, farò velocissimo, farò. Allora, il disco che abbiamo messo, se mi cali un attimo, aspetta un attimo che l'ho messo sotto. Eccolo. No, è qui. Questo era un troll. È una novità che ho preso sempre dal mio amico Carlo del Punto Musa, esattamente ieri, perché oggi è l'11, ieri è il 10, ho riscosso giustamente, puttana, un bel po' di soldi. Fortress canadesi con Récit Patriotique. Sono canadesi o francese, non lo so. Comunque, vabbè. Uno di quei dischi che io volevo da tanto tempo. Voglio anche quell'altro, non mi ricordo come si chiama, garbo un casino. Comunque, questo io l'avevo già ascoltato. Bellissimo, black metal, veramente molto, molto melodico, bello, sì, melodicissimissimissima atmosfera. Mi garbo tanto, questo è l'interno del disco. Ho preso questo del Fortress e questo è demo del 2017. Che l'altro. È arrivato questo? Sì, Garibaldi. Il Garibaldi questo? No, fa veloce perché dopo poi te le do. Comunque, se volete un bel discone veramente particolare di black metal, bello melodico, bello incazzato, prendetevi questo qua.
o altrimenti che con questo Garibaldi, è il demo del 2016 sì, con sopra Garibaldi, demo del 2017 e poi ho preso, ma non c'è un casino, ci si capisce un cazzo, poso tutto qui a vedere il terzo fullette del 2010, questo ancora lo devo ascoltare, quindi non so cosa dirvi. Questo è Parole Boris de Faste Planres. Puoi pensare di leggerlo per favore? Guarda di una schiappa. Comunque guarda, ve lo metto qui, no, si legge un cazzo. Comunque ragazzi, andate a trovare questo che è il terzo. Aspetta, ha fatto francese, te lo dovresti anche sapere. Mamma mia, Eleonora. C'è chi para toda la vita, vai. Portress. Comunque il terzo full ex del 2010. Io ragazzi, questo ancora lo devo ascoltare in video. Questo qui invece stiamo ascoltando, che è quell'altro, non mi ricordo neanche come si chiama, bellissimo. Bellistra straconsiglio, se amate il black metal, bello, melodico, incazzato e nel culo. Allora, andiamo avanti con una cosa molto particolare, invece si discosta un pochino dal metal, però rimane sempre sulle cose abbastanza oscure, strane, un po' malate. Io ho la figa nel culo! Questa magari non tu lo potevi anche non dire, comunque. Che la dici? Andiamo avanti. Comunque, sto parlando dei King Dude, tra l'altro guardate, bellissima edizione, tutta bianca, non vi dico neanche a dov'è costato, tra l'altro vi faccio vedere il dischero qui dentro come lei, io devo far veloce che 6 minuti e c'è da far vedere tutte le robe. Guardate questo tizio qua, è bellissimo, è mascherato, lui non mi ricordo come si chiama, comunque roba figa ragazzi, bella atmosfera, lui e la chitarra acustica e basta. Sembra un po' di ritornare alle cose un po' Westner, no? Queste dovresti ascoltarle. Non l'ho mai sentito. Sono una roba abbastanza depressiva, un po' la Dead in June. Minchia, subito. Io questo disco me lo sono ascoltato, l'ho messo ieri in macchina quando l'ho comprato. Sono arrivato sotto base più o meno, ero alla quinta traccia, sesta traccia. Hai detto non mi butto di sotto. No, ho detto finisco di ascoltarmelo perché voglio vedere com'è. Bellissimo, però quando sono sceso mi è preso un po' la malinconia, un po'. Comunque. Ascoltate le ragazze perché sono una woman band veramente veramente fighi, sti King Dudo figo questo, lui non mi ricordo come si chiama, purtroppo c'ho una memoria del cazzo. E oltre a questo ho preso anche quest'altro, bello, sì, vabbè, bella immagine anche questa qui, sempre King Dude, questo come per quell'altro Fortress ancora non l'ho ascoltato, quindi non so cosa dirvi. Comunque Vinile Nero, e poi c'era, se non sbaglio, se lo ritrovo, il bullet così. Qui c'è testi e qui c'è un affare, si so che cacchio è, comunque figo, ripeto, roba abbastanza atmosferica, chitarra acustica, ricorda davvero un po' le cose un po' morriconiane, no? Di Morricone, cioè questi tempi un po' strani, però veramente robe asfissianti, veramente da buttarsi sotto da un terrazzo. Molto e bene. Però ci possono sempre calmare, sì, ma esatto, chi se ne frega. Si sa che ci piace. Tanto noi siamo depressi, a causa del lavoro e tutte queste cose, fie non ci capiscano. Comunque sono già 8 minuti, mi devo sbrigare. Passa un altro disco in velocità, sempre vinilozzo, questo è il primo dei sbarchi d'Audi. Ma bello, bello. Questo bello. È Flash Cathedral, che a mio avviso è veramente, veramente, veramente figo. Due vinili, accidenti a voi, voi e due vinili. Tutte e due così, poteva essere un vinile. Tra l'altro tocca andare a alzarmi, ambillato, no, madonna e palle, non ne posso più. Bello. Due vinilozzi, certo, e non ti dico neanche quanto l'ho pagato, perché se no tu mi butti fuori di casa. Questo è il bullet. Sì, infatti, guarda, c'è anche l'affitto, bucle rozzo. Bellino. Veramente figo. Se dovessi scegliere, sì, se dovessi scegliere tra questo e quell'altro, non mi ricordo come si chiama, cosa con San, accidente a me che non mi ricordo mai i titoli, vi direi quell'altro, il secondo, perché comunque quello è molto bello. A mio avviso è molto più completo, insomma, c'è molte più cose, ma anche questo comunque questo non si butta via, no, no, già si metteva in chiaro, esatto. Volevano mettere in chiaro il loro black islandese. Esatto. Accidenta, via, c'è anche i poster, ma uno sto a tirar fuori. Questo è l'interno. Ah, oh, mi sono marci. Oh, mamma mia, chissà che genere fanno questi. Comunque, sono satanistici. Grandi. Comunque, per chi ama il black islandese, sta andando ultimamente. Genere che, come ha detto, sì, Mara, Svartidauti, chi più ne ha più ne metta. Veramente, questo è il primo album degli Svartidauti, veramente, veramente consigliato. Con una traccia che si chiama Seme Sterile. Sì, hai ragione, no, però visto che io mi incazzo, non è che le devi dire tutto, ma guarda, mi fa rabbia. Oia. Concludo con i miei dischi, con un po' di dischi invece dei miei amici Rotten Sound, c'ho anche la maglia, i miei amici finlandesi, una sega. Amici, beh, se magari. Magari, amici finlandesi, per chi non conosce Rotten Sound, ragazzi,
sparateli, è nato nel 93, vi faccio vedere un po' di velocità, questo è Drain, molto più incentrato sull'hardcore che sui grindcore, comunque veramente spacca culo, questo mi sembra sia il... non me lo ricordo se è tipo il secondo e terzo album, non me lo ricordo, faccio casino. Cycles, un proiettile nel buco del culo, ragazzi, questo è Rotten Sound, ascoltatelo, c'è dei pezzi simbolo. Tipo Enigma, Simplicity, The Seat, veramente wow, mamma mia, e poi volevo far vedere, questo è Species of War, 2, 4, 6 tracce, già fanno tracce da un minuto, esatto. Questo durerà mezzo secondo, ma la particolarità di questo disco, con questo... lo ascolti, no, è fantastico. No, la particolarità di questo disco, esatto. No. C'è mini, che c'ha il cazzo piccolo, camadolo lo perdo, che c'ha il cazzo piccolo come Mr. White, vedete? Ecco. Comunque, tanta roba, ragazzi, questi sono... Che senso ha, scusami? E in senso gli hanno voluto fare sta cosa qua. Hanno voluto fare la goliardata per i 20 anni, mi sa, non ho capito bene. Comunque escano per Season of Mist anche loro, o solo questo album esce per Season of Mist. Questo è uscito per Season of Mist, però quest'altro non so. Comunque questi qua, ragazzi, del Rock and Sound, prendeteli perché sono veramente fighi. Se amate il grindcore, l'hardcore e i pezzi più death metal, insomma, ragazzi, ascoltatevi i finlandesissimissimissimi Rock and Sound, che fanno le bue in terra. Detto questo, io passo ai miei acquisti dei miei fumetti e manga, anzi prima di tutto volevo far vedere un regalo, mi ha fatto Lelo Geddon, sì. E da tanto lo volevo, visto che io sono molto appassionato, il libro di Dracula l'impalatore, tra l'altro la storia di Vlad, lo trovate su Amazon, no, di Matei Kazaku. Ho iniziato un po' a leggere, un po' pietino perché c'ho molte di date, nomi, però io lo volevo perché volevo sapere per bene la storia di Dracula, visto che io sono appassionato anche comunque delle cose non di Twilight, no, ma anche dei film, non so, anche di Bram Stoker oppure anche di quello di Christopher Lee, insomma, mi piace comunque Dracula in sé, volevo sapere qual era veramente la storia, ho iniziato un po' a leggere, poi vi farò sapere magari più in là. E poi c'ho una chicca che ho preso sempre, invece questa è Lucca Comics, c'è una chicchetta, che questo è Swedish Death Metal, la vera storia di death metal svedese, ragazzi, anche questo ho iniziato un po' a leggerlo, veramente una figata, qui ci sono anche meglio, mi fanno vedere, vabbè, c'entra spada del death svedese, tra i vari Morbid, Entombed, Dismembered, insomma, tutti su più, c'è anche meglio, tra l'altro, perché mi sembra un punto erano andati a registrare, non so per cosa, non vorrei di cazzate, comunque un bel pezzettone che io volevo da tempo, quindi per chi fosse interessato a seguire un po' la storia dei primi anni del death metal in Svezia, ragazzi, questo secondo me potrebbe fare al caso vostro. Come? A dicembre ci ritorno. Ma va, non mi rompere i coglioni. Allora, vado subito in velocità, sono a 12 minuti, devo fare veloce, non so neanche quanto durerà questo video. Ho voluto prendere, sempre a Lucca Comics, una serie che è... la serie animata è uscita da poco, giusto? È uscita in Italia, mi sembra... vorrei dire una stronzata, ma mi sembra l'anno scorso. L'anno scorso, vabbè, comunque c'era il manga... però quest'anno... c'era il manga che vendevano allo stand dello Star Comics, comunque sto parlando di Demon Slayer. Il manga è bellissimo. Cioè, il manga spacca il culo, però ragazzi. In Italia è arrivato ora. È arrivato ora, comunque. Demon Slayer veramente figo. Se siete appassionati di demoniaci, vengano affettati in due. Quindi i disegni, tra l'altro, stile molto vecchio, secondo me, però spacca veramente il culo. Ho preso il numero 1, il numero 2. Il numero 3 e il numero 4, che penso siano i numeri che siano usciti adesso, per ora sono quelli usciti. Poi una serie volevo consigliarvi, questa non l'ho presa, no, anche questa l'ho presa Lucca Comics, cazzo Dio, era tanto la volevo, io amo Gonagai, lo sapete, è stato un po' il creatore dei primi manga anche sui robottoni, o di Devilman, di Amon, insomma, le cose più importanti degli anni 70-80, diciamo, dei manga, non mi ricordo gli anni quali erano, sì, e ha fatto anche questa bellissima cosa che è Shuten Doji, che hanno voluto rifare in questo bellissimo fanetto, visto che era oramai esaurito, mi sa, perché non si trovava più. Comunque, 4-9, un cofanetto veramente figo. Una storia che secondo me potrebbe starci bene anche adesso, ai giorni nostri, per dirti quanto era avanti con la testa già ai tempi Gonagai. Questi ragazzi, leggetelo, anche se non siete appassionati di manga, veramente veramente figo, parla un po' degli omi, dei demoni giapponesi, insomma,
andatevelo, leggetevelo. Non vi farò vedere tutti i numeri, tanto sono 4 numeri. Poi vado avanti, io non so, qui c'è mezza roba dell'Eleonora, mezza roba che non si sa di chi. Allora, a Luca Comics ho voluto prendere questo perché io sono un grandissimo appassionato di Dragon Ball. E ho la serie nuova, l'edizione nuova sta uscendo adesso a colori, me la sto rileggendo tutta, sto leggendo anche Dragon Ball Super che a mio avviso è bello e mi sta piacendo. Quindi ho detto, perché non prendere anche questo, comunque è un bel mattone, ma è la storia di Broly. Ho anche il DVD, tra l'altro figa, mi è piaciuto un sacco, un casino. Vabbè, il mattone, di buono. Comunque, Broly, c'è Vegeta e cose... E... Dopo che qui spacca veramente il culo, cioè non vorrei far vedere, cioè, a cazzo duro, comunque lo avuvi. Sempre di Toriyama, anche questa qua, non so se l'ha scritta proprio lui o comunque c'è stato lui a... Dovrebbe dirtelo, Non lo so, comunque sì, lo fa veloce, se no, qui siamo già in ritardo, dai. Continuo, vado in fondo, sta a vedere, ho parlato io, si fermi il video. Andiamo avanti con due, allora, per chi non sapesse, io sono appassionato anche di Oz e della Disney, sono usciti questi due bei mattonini. Due saghe veramente fighe. Una è The Wizard of Mickey, cartonatino. Io ho altri, ho tutta la saga, diciamo, di The Wizard of Mickey, mi è piaciuta veramente un casino. Questo è il primo numero, sono a me cacchio si amano questi qua, i fuori serie, ecco. Comunque ho preso questo, è di Blackout, di Wizard of Mickey, e poi è uscito anche pick up, anche questa è un'altra, cioè, veramente una marea di roba su Paperini, che quindi ho voluto prendere anche questo qua. E concludo con Boia. La, come si dice, la, non mi viene, me li tiri tutti su che almeno prendo dal numero 1. Voglio finire concludendo con questa nuova serie, anzi no, io avrei dovuto andare avanti, sarei dovuto andare avanti un'altra volta, ma mi sa che non ce la fo. Comunque, però una cosa abbastanza veloce, sì. Questa è praticamente la nuova serie di Paperinik, Le origini del mito. Comunque sono i primi numeri, uscivano per altri Topolino, non so di che anno erano, non voglio neanche dire stronzare. Comunque questi sono un po' di numeri, ve li faccio vedere in velocità. Escono una settimana, me li sono letti tutti ieri sera, non avevo un cazzo da fare, ho detto metto a leggere Paperinik. Comunque giusto, ragazzi, tanta roba con queste copertine sbrillucciose, comunque non ve le farò vedere tutte, sono plasticose. Per argomento, per chi fosse interessato, sono usciti 10 numeri, vabbè, che malloppo del cazzo, vabbè, lì che roba. Tra l'altro, quando finirà tutto, non so quanti numeri sono, ci sarà l'immaginina qua proprio di lato per fare i fighi, no? Dice, certo, facciamo una bella figata, almeno siamo i più fighi di tutti. E poi vedere l'ultima cosa veramente velocissima, secondo me è il manga più importante di tutti i tempi, mi mancavano i numeri e ero lì con l'ansia perché ero arrivato fino al 15. Sto parlando di 20 Century Boy del maestro Urasawa, ragazzi, uno dei manga, se non il manga più importante di Urasawa, che tutti dovrebbero leggere. Smettete di leggere tutte le, cioè leggete anche le discrate, ma leggete anche questi. Numero 16, il numero, vabbè, questo è 18, come li ho messi tutti in ordine, sono un genio. Numero 17. Poi c'è il numero 21, sia a caso. L'ultimo numero è 22, che è il più mattonoso di tutti. E poi qua ho anche il numero 19. Voi direte, mi manca l'1 e il 2 di 20 Century One? No, 21. No, che cazzo è? Comunque sì, non li ho trovati, quindi li recupererò quando posso e quando ho i dindi, perché per il momento mi sono finito i soldi. No, ma direi, devo pagare anche la fine. Comunque io ho finito, ragazzi, andate voi, perché sennò qua dal posto stringe 20 minuti per di che ste cagate. 20 minuti. Veloci, mi inventa. Chi va? Vai, voi io. Vai. Allora, partiamo con acquisti che mi mancavano. Devo dire che ho fatto anche degli bei pochi ma buoni. Partiamo subito con Chronos dei Rotten Christ, proprio siamo in tema di concetti. Tema di concetto, esatto. Poco, ti che fai, del 2000, comunque suoni atmosferici, belli, gotici, no? Rimaniamo sempre sui Rotten Christ dei... I primi Rotten Christ rimangono sempre fedeli a loro. Sì, questa registrazione marcia, questi voce molto marce, però sempre con questa atmosfera gotica. Però questi bassisti fighi, eh?
con i bassisti fighi, che prima non c'erano. Non c'erano. E, sì. Poi dopo sono, si sono evoluti e diventano più, più tribali, come li vogliamo dire, più evocativi. Sì, hanno iniziato a fare un po' di roba, si sono evoluti un attimino. Sulla l'antica Grecia, stiamo qua. Esatto. Comunque, almeno suoni posso rimandare su quella roba lì. Comunque, a me è piaciuto tanto, come sempre. Kronos con... sì, Kronos con Rotting Christ. Kronos con Rotting Christ. Rotting Christ con Kronos. Bella, mi piace sta roba. Poi, partiamo su... ah, qui ci abbiamo anche qui un masterpiece. Uno dei grandi classici, direi. Masterpiece. Classione, l'azione, che a noi Twilight classioni... of the Idols dei Gorgoroth. No, si vede un cat. Qui, vai, a posto. Penso ci sia da dire niente, no. Questo era del 2003. C'era Gal alla voce. Gallone. C'era Gallone. Gallone. Vabbè. Che dire, si riconfermano sempre i Gorgoroth, cioè alla fine sono tra i, i pal, diciamo paladini. Tra i paladini del, del Norwegian Black Metal. Esatto. Si può dire in Ghezzo. Violenza, cattiveria e... cazzo sono sempre loro alla fine, si riconfermano sempre loro. Niente di nuovo. Gorgoroth. Twilight of the Idols. Mi asca tutto, mi mola tutto. E poi ho preso questa robina, questa trovai un concerto, non... che concerto l'ho comprato, non me lo ricordo. Comunque... questo è il disco, ho fatto vedere l'altra volta anche io di Nardi, secondo me è uno dei gruppi che sto ascoltando più di tutti insieme a Kaisin Mara. Vargrave con Neverstorm. Devo dire, questa one man band finlandese che non è proprio dei nei canoni del black metal finlandese, proprio, anzi, per essere finlandesi sono molto più improntati sul Norwegian black metal anni 90, come si suol dire. Sì, però c'è tanto orchestrazione, molto sinfonici, infatti. Molto sinfonici. Il secondo album è Garba anche di più, sì, Garba, mamma mia, se è bello un monte. Però, devo dire, guarda, che non li conoscevo, li ho ascoltati e ho detto, minchia, sti cazzi. Per chi non li conoscesse, comunque, ascoltateli. Vargrave con Neverstorm. Da Segoni, io ho finito. Da bello è finito. Da bello è finito. Ho visto, 3:11, ci ho messo un'ora io. Brava, dai. Allora, stringi perché qui siamo veramente... guarda, manca veramente... io ho solo fumetti e non ho neanche tanta roba. Somma, allora, ora. Io... No, veramente non ho neanche tanta roba. Ma che dici? Vabbè, no, veloce, veloce. Allora, io ho iniziato a fare questa serie che mi piace molto, che si chiama Made in Abyss. Il teletro lo avvicino io. Made in Abyss, che tra l'altro c'è anche l'anime su Netflix per chi fosse interessato. Sì, esatto. Però secondo me il fumetto è più bellino. Aspetta, faccio vedere anche quegli altri, almeno la gente... io ho i primi tre, però in verità attualmente sono usciti fino... sono già 8 numeri usciti. Comunque una bella storiellina, io ho letto soltanto il primo numero, è carino. Sì, è molto caruccio, Non vi sto a parlare di, cioè non vi sto a raccontare, ma manga tutto da scoprire. Ve lo consiglio, sì. Poi, sempre da Lucca Comics. Visto che noi siamo appassionati di videogiochi. Soprattutto videogiochi molto difficili, ho pensato bene di raccimolare due fumetti per ora usciti. Raccimolare un po' due fumetti di Bloodborne. Vedetele, avvicino io. In realtà sono due storie non parallele. Sì, che poi comunque secondo me sì, c'entrano e non c'entrano anche con la storia originale. Però qualche cosa c'è. La storia del gioco no, però sono storie parallele. Comunque per chi non avesse capito molto bene il gioco, cosa probabile, cioè la storia più che altro, e un pochino fa riflettere, nel senso che magari almeno il primo numero, perché devo leggere anche il secondo, e un attimino un po' ti fa forse un po' capire come funziona il mondo di Bloodborne. E poi tanto per spendere un po' di soldi, capito, perché tanto questa casa ormai è vuota, no? Casa gli è tanti e la casa è vuota. Per essere un po' poco metal, no, siccome io sono chi è del mio anno lo capirà, sì, Leonora c'ha 37 anni. No, voglio dire una cosa sola, voglio vedere una cosa, sì. Venga con queste manacce, io vi do soltanto 14,90€. Che palle, 14€. Sono grandissima appassionata di Sailor Moon, sì, quando ero bambina. Bellina! Hanno ristampato tutto belle, il fumetto. Io lo adoro. E ho raccimolato. Non hai raccimolato, hai comprato. Ho comprato, che palle. Raccimolato. Poi...
ho comprato questa nuova edizione bellissima che è sberluccicantosa. Guardate anche questa. Cioè, il primo e il secondo, brava Sharon. Ci sono anche all'interno dei disegni proprio a colori, no, con sopra copertina, è tutto olografica, sbrilluccicante, sopra copertina, sì, insomma, vale, no, i soldi sono, tra l'altro costa, dentro costa, sì, però se per Sailor Moon si fa questo, però è bella, poi le pagine sono lucide, no, e tu ci fa pensi, tanta roba, fa palestra, sono molto contenta del mio acquisto. E poi in fondo con la Bibbia, con la Bibbia, perché secondo noi è la Bibbia questa roba. Che a confronto mi è costata meno di Sailor Moon, comunque va bene. Ho trovato, ho preso il primo numero del Trono di Spade. E voi penserete, ah, si è comprato il libro. No, non è. In verità non è. È bensì il fumetto. Che bellezza. Sì, è una light novel dei libri. Praticamente è fatto a fumetti, molto bello. Bellino. Ma l'hai letto? No, devo iniziarlo a leggere. Non è che tu dici molto bello. Molto bello perché a grandi linee conosco un po' la storia. Ah, sì. È molto bello anche il disegno. I disegni sono molto belli. Sì, no, infatti. Fatto molto bene. Sì. E sarebbero due volumi. Io intanto ho preso il primo. Intanto, attenzione. Comunque una graphic novel. Una graphic novel, sì, scusate. Una light novel, avete ragione. Sorry, 28 euro quindi prezzo. Vorrei aggiungere un porco, però comunque i soldi sono suoi. Vabbè, 28 euro, ma insomma, dai, alla fine, secondo me, non è neanche una cosa esagerata. No, ma va bene, dai, c'è un bombone così, secondo me va bene. Colorato, nel senso, va bene. Sì, no, ha fatto molto bene. Quindi. Va bene, dai. Va bene. E questo è quanto. Questi sono tutti i soldi che abbiamo speso veramente tra fiere, biscrate e tutto. Ragazzi, che vi devo dire? Il consiglio che vi do io è non spendete i soldi in queste puttane. No. Non li spendete. Compratevi una casa, compratevi una macchina, fate figlioli, fatemi delle liquidazioni. Perché noi fra dieci anni ci sarà sti pezzi di roba, di merda, sti cd del cazzo. No, vabbè, scherzo. Non sono strozzato. Se questo video vi è piaciuto e sta durando veramente un fottio, siamo quasi arrivati a mezz'ora, ricordatevi di iscrivervi alle mie pagine Facebook, Instagram, e il mio fanale YouTube, tutta la voce, il fanale di White. Noi ci vediamo alla prossima, Sharon, speriamo di rivedersi alla prossima, invece, perché per farti venire qua tutte le volte per farci il video bisogna dissarti, Sharon, no? Bisogna dissarmi, ragazzi. Andare... Tra l'altro io e Lenny, saluto Lenny. Io e Lenny abbiamo già pronto un altro dissing, se rifarai il solito gesto. I dissing sono già pronti. Te fai tu, te non ti preoccupare, comunque vabbè. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Tra l'altro, per chi fosse delle nostre zone, il 23 e il 24 di novembre, sono sabato e domenica, ci sarà la fiera del disco a Pistoia, un'altra, ma non mi sa all'ex Breda, ma da un'altra parte, non me lo ricordo. Comunque, se volete chiedetemelo anche in privato, ve lo saprò ridire. E niente, ragazzi, ci vediamo lì, se ci siamo va a spengere l'affare, che guarda, oggi sono un po'... Perché mi devo alzare? Eleonora? Non vedo tu fare che cosa? Che sono in ritardo? Eleonora? Che sono in ritardo? Sono in ritardo? Arrivederci! Allora, basta.